Ricominciamo questo appuntamento quotidiano di preghiera, non possiamo vederci per il catechismo, non possiamo fare le esperienze di oratorio che eravamo abituati a fare, allora riprendiamo a vederci qui. Allora riprendiamo questi appuntamenti dei 5 minuti con Gesù con una parola che ci accompagnerà in questa prima settimana di preghiera serale. Questa parola è la parola avvento e ogni sera ci fermeremo a riflettere su alcune lettere. Questa sera, lo vedete qui, ci accompagna la lettera A. La lettera A comincia la parola avvento. L'avvento è un tempo che la Chiesa dedica a riflettere, a pregare e a cercare di capire che cosa vuol dire che Gesù viene nella nostra vita, entra nei nostri cuori e nelle nostre giornate. Questa lettera A assomiglia a un'altra lettera A che comincia un'altra parola, è la parola attesa. L'avvento è un'attesa. Noi siamo in attesa di qualcuno di importante. Quando a casa nostra entra qualcuno che è importante o per te o per i tuoi genitori o che è importante per la tua famiglia, c'è tutto un clima di attesa. Si riordina, si pulisce, si mette nella condizione migliore tutto, perché l'ospite è atteso, è desiderato. Ecco, il tempo di avvento comincia con la A di attesa. Noi stiamo aspettando, la nostra vita è un'attesa, ma è un'attesa un po' particolare, è un'attesa dinamica, è un'attesa che ci spinge a muoverci, che non ci lascia fermi immobili. È un'attesa che fa in modo di rivitalizzarci, di darci una scossa. È l'attesa di chi si prepara una grande giornata e attraversa la notte con un po', comincia sempre con la A, di agitazione. E allora noi questa sera cominciamo il nostro tempo di avvento dicendo che siamo in un tempo che ci fa attendere Gesù. Lui stiamo aspettando. Lui è l'ospite tanto desiderato e per attenderlo noi viviamo un tempo di preghiera. Ricominciamo dunque la nostra bella tradizione di fare le nostre preghiere e anche, soprattutto, di fare gli auguri. E allora ci raccogliamo, mani giunte e occhi chiusi, per vivere il momento della preghiera della sera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina. Custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Concluderemo sempre la preghiera dicendo una preghiera brevissima fatta di sole tre parole che dice così: Vieni, Signore Gesù. Ripetete. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi sono appuntato quelli che compiono gli anni e che ho notizia di questa cosa, insomma. Compie gli anni oggi una persona che si chiama Sabrina. Sabrina è una delle mamme dell'accoglienza, quindi pensiamo a tutte quelle persone che durante l'oratorio estivo ci fanno trovare la porta aperta, prendono nota dei nostri ingressi e delle nostre uscite. E quindi auguri a Sabrina e un pensiero a tutte quelle mamme volontarie che aiutano in oratorio. E poi facciamo gli auguri al papà Giuseppe, che compie gli anni, ma sono troppo, è troppo grande il numero per dire quanti sono e quindi non
non lo diciamo, e poi anche auguri a Edoardo che invece compie 9 anni. A tutti loro il nostro sincero augurio perché possano festeggiare, perché certamente hanno già anche festeggiato con la propria famiglia, e adesso non ci resta che dirci buonanotte, a domani.